Cari amici, ben ritrovati, Monigo di Treviso, eventi al territorio alla Sagra delle Rose. Gli ultimi due weekend di maggio, in nostra compagnia Andrea Montanari. Ciao Luigi, grazie dell'invito. Ben ritrovato, grazie mille di aver accettato di essere qui davanti alla telecamera con me. Raccontaci innanzitutto come nasce questa sagra, questo il nostro comitato, e poi raccontaci un attimino come si svolgono questi due weekend. Certamente, allora abbiamo una ormai lunga storia, siamo arrivati alla 46esima edizione appunto della Sagra delle Rose di Monigo di Treviso. Non ci siamo mai fermati, tranne purtroppo negli ultimi 2 anni per ovvie ragioni, però diciamo che essendo nati anni fa abbiamo sempre cercato di mantenere lo spirito paesano caratteristico e svolto all'obiettivo principale, che è il divertimento e lo spirito di comunità. Mi raccontavi che ci sono 7 serate piene e ricche di eventi, e quindi tutto grazie all'aiuto di tanti volontari. Sicuramente, certamente, questo ecco, mi permetto personalmente, a nome di tutto il direttivo della Sagra delle Rose, di ringraziare tutti i nostri volontari di diversa età, dai più piccoli ai più grandi, perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, né il servizio che vediamo, quello attuale delle serate di sagra, né tantomeno tutto il pre e post manifestazione per il montaggio e lo smontaggio di tutti gli allestimenti. Un doveroso grazie anche al don di ospite. Esatto, un grazie a don Giuseppe, parroco della parrocchia di Monigo, che ci sostiene in tutti questi eventi per la comunità e per la parrocchia. Come tante altre associazioni, anche voi risentite della carenza dei volontari, quindi esatto. Un appello, ecco, a tutti i paesani. Allora, a tutti i paesani, a tutte le persone, i ragazzi di buona volontà, noi. Ogni anno siamo qui e vi aspettiamo per aiutarci nella manifestazione, soprattutto, consentimi Luigi, nel pre e nel post sagra, come dicevo prima, che è sempre la fase più dura, dove serve anche più manovalanza e forza per tutti i lavori che sono da fare. Andrea, un'ultima cosa, poi andiamo a mangiare un boccone anche noi, perché dietro di noi ci sono dei profumini che fanno veramente... Oggi serata gnocchi, quindi adesso esatto. Li assaggeremo, Luigi. Hai visti secondi davanti alla telecamera per invitare tutti i telespettatori l'ultimo weekend di maggio a venire qui a Monigo alla Sagra delle Rose. Esatto, vi aspettiamo la settimana prossima. Abbiamo venerdì serata del pesce con un menù tutto particolare, sabato serata West Coast e concludiamo domenica pranzo con la festa della famiglia e la sera per concludere questa 46esima edizione della Sagra delle Rose di Monigo. E quindi finiamo anche noi all'invito di Andrea. 26, 27, 28 maggio 2023, Monigo di Treviso, Sagra delle Rose, vi aspettano 3 serate stupefacenti, esileranti, piene di attività e di buon cibo da mangiare. Vi aspettiamo e alla prossima. Grazie a tutti, grazie Luigi, alla prossima. Thank you.